Ciao ragazzi, in questo video vedrete 10 idee per dividere un ambiente senza usare delle pareti in laterizio o in cartongesso. Sono delle soluzioni adatte a vari ambienti della casa, per piccoli o grandi spazi e diversi budget di spesa. Lasciate un mi piace sulla fiducia e iniziamo. La prima idea per dividere una stanza senza usare le pareti è il paravento. Questo sistema divisorio è perfetto per i piccoli ambienti o comunque per delle zone ristrette, perché il paravento tradizionale è composto da due o tre pannelli, che non riescono ovviamente a dividere completamente degli ambienti troppo larghi o troppo grandi, come ad esempio questo soggiorno. In altre situazioni però vanno più che bene. Potete usarli per creare una zona ingresso, per dividere in due la camera da letto dei bambini o dei ragazzi, per ricavare un angolo studio o la zona della cabina armadio, ma anche per creare delle zone di lavoro in ufficio. In commercio trovate dei paraventi di varie dimensioni, materiali e design. Alcuni modelli sono dei veri e propri pannelli fonoassorbenti che migliorano un po' il comfort acustico delle zone che creerete. Per i grandi open space, secondo me, ci sono delle altre soluzioni molto più adatte che tra poco vedremo. La seconda soluzione per dividere un ambiente è la tenda, un sistema che va bene sia nei piccoli ambienti sia in quelli grandi. Siamo abituati ad associarle alle finestre, ma nel giusto contesto le tende rappresentano anche dei perfetti divisori. Quelle a tessuto spesso creano una vera e propria barriera, mentre quelle in tessuto leggero o con dei fili danno un effetto più delicato, oppure un effetto vedo-non vedo. In commercio trovate sia le classiche tende in tessuto da soffitto, che di solito scorrono su un carrello, sia quelle a rullo o con pannelli divisori più rigidi. Il terzo sistema per dividere una stanza senza usare dei muri è la libreria bifacciale. Questo sistema è l'ideale nella zona giorno e per le camere dei bambini e dei ragazzi e si adatta ad ambienti di qualsiasi dimensione, perché l'offerta di modelli soddisfa qualunque esigenza di misure. Oltre alle dimensioni, è possibile scegliere anche lo stile della libreria, il materiale e la fascia di prezzo dei prodotti, che per fortuna è molto ampia. Si va dalle librerie bifacciali componibili di IKEA ai modelli di design freestanding o con fissaggio terra soffitto. La quarta idea per separare degli ambienti è una delle mie idee preferite ed è la parete di vetro abbinata ad una porta scorrevole o battente. Questa soluzione viene usata soprattutto nella zona giorno, per dividere il soggiorno dalla cucina. E va bene per diversi stili, anche se è particolarmente indicata per gli stili industriale, minimal e moderno, oppure per le combinazioni di stile rustico ed industriale, che a volte si trovano nelle ristrutturazioni di alcuni vecchi rustici. È una soluzione sartoriale che permette sempre di scegliere le dimensioni del telaio, e le aziende specializzate offrono anche una buona personalizzazione dei pannelli di vetro. Quindi se volete un vetro trasparente, fumé, satinato, decorato e così via. Se cercate degli specialisti potete controllare i siti di queste aziende, che sono tra le più famose, oppure vi potete rivolgere a degli artigiani locali che lavorano all'alluminio e che a volte fanno queste realizzazioni. Spesso si tratta di rivenditori di finestre in alluminio e legno alluminio. La quinta idea, molto decorativa per dividere in due un ambiente o per delimitarlo, sono i listelli di legno o derivati del legno. Questa è una soluzione che troviamo per lo più nella zona dell'ingresso o nella zona giorno. Il punto a favore dei listelli, oltre al fatto che sono adatti ad un ambiente moderno, è che fanno da leggera schermatura vedo-non vedo, permettendo il passaggio della luce, proprio come abbiamo visto nel caso della libreria bifacciale. Lo svantaggio, oltre al fatto che gli listelli vanno spolverati, è che se volete una soluzione di effetto con un risultato costruttivo e qualitativo ottimale, vi conviene affidarvi a degli artigiani, quindi a delle falegnamerie, e il costo finale aumenta. In alternativa alle falegnamerie potete controllare nei Brico, quindi nella grande distribuzione, oppure su alcuni siti dove si vendono i listelli di legno. Ovviamente la qualità dei brico non è paragonabile a quella dei prodotti artigianali, quindi se non siete degli esperti del fai da te e volete un progetto di una certa qualità, vi conviene affidarvi ai professionisti. La cara vecchia porta è un altro sistema per dividere due ambienti senza bisogno di opere murarie.
Attenzione però perché i serramenti di cui parlo non sono quelli con misure ordinarie ai quali siamo abituati. Quello che vi serve è una porta realizzata su misura da un'azienda specializzata. Sono porte che possono coprire delle larghezze anche molto ampie e sono composte da un unico pannello o da più pannelli abbinati tra loro. I pannelli sono fatti di legno o derivati del legno o altri materiali come ad esempio il vetro, con o senza il telaio in alluminio. La settima idea per separare gli ambienti è uno dei sistemi di moduli core dell'azienda Caccaro, che in passato avevo presentato sul canale. Questo sistema di moduli si chiama passaggio porta e quando è chiuso ha l'aspetto della classica parete armadio. Una volta aperto, il sistema mostra l'apertura che consente di passare da un ambiente all'altro. I moduli di core, oltre a separare, possono contenere vari oggetti, in base alle esigenze. È un sistema sartoriale che va bene per ambienti piccoli o grandi, sia della zona giorno sia della zona notte. È un'ottima alternativa alle pareti in laterizio o in cartongesso, ma è anche una soluzione salvaspazio, che svolge una doppia funzione: divide e contiene. L'ottava idea per dividere un ambiente è altrettanto particolare. Si tratta della porta tessile dell'azienda italiana Door, una soluzione che permette di delimitare degli ambienti di qualsiasi dimensione. I complementi principali di questa soluzione sono la guida superiore, il tessuto della porta e la maniglia. Di fatto parliamo di una porta soffietto fatta su misura, realizzata con tessuti di vario genere, come le copelle, i velluti e i film plastici, disponibili in tanti colori e alcune con proprietà fonoassorbenti. La porta scorre su una guida superiore e la chiusura avviene tramite dei magneti. Anche se a richiesta sono disponibili delle porte tessili con lo scrocchetto o con lo scrocchetto e la serratura. Potete scegliere anche il sistema di apertura della porta tessile, in particolare apertura laterale, bilaterale, centrale centrata, centrale decentrata ed infine l'apertura multipla. La nona idea consiste nel dividere gli spazi tramite pavimenti. Non è un sistema che crea una barriera fisica, ma in certe situazioni è un'ottima scelta. Per creare uno stacco tra le zone è sufficiente accostare due pavimenti con tonalità diverse. Maggiore la differenza cromatica dei pavimenti, più evidente sarà lo stacco tra le zone. Questa soluzione funziona benissimo nei piccoli ambienti. Va bene per separare il soggiorno e la zona della cucina, oppure per delimitare la zona dell'ingresso in un open space. Se dovete ristrutturare casa e volete usare questa soluzione senza demolire una parte del pavimento esistente, potete utilizzare i prodotti flottanti come i laminati, gli SPC e i PVC. Ovviamente la sovrapposizione è fattibile solo quando il progetto di ristrutturazione non prevede la demolizione della superficie destinata ad ospitare il pavimento flottante. La decima ed ultima soluzione per dividere due ambienti è utilizzare dei mobili di varie tipologie. Potete usare tavoli, armadi e divani, la penisola o l'isola della cucina e mobili di altro genere. Ad esempio, per separare il soggiorno e la cucina in certi open space è possibile usare la penisola, come è stato fatto in questo caso, dove invece una parete avrebbe ridotto lo spazio disponibile. In questo appartamento invece è stata utilizzata una grande isola che fa da schermo tra la zona soggiorno pranzo e la cucina. Oppure ci sono altre possibilità, come ad esempio i tavoli, i divani, le poltrone ed altri componenti ancora. Queste erano le mie 10 idee per dividere un ambiente senza bisogno di pareti. Attenzione perché queste soluzioni vanno inserite nel giusto contesto. Guardando il video vi sarete resi conto che alcune delle soluzioni sono perfette per certi ambienti o per certi stili, ma in altre situazioni non funzionano bene. Fatemi sapere nei commenti qual è l'idea che preferite e se volete approfondire alcune delle soluzioni, date un'occhiata alla descrizione del video, dove troverete maggiori informazioni. Se il video è stato utile, lasciate un mi piace e iscrivetevi al canale. Ci vediamo alla prossima puntata qui su Voglia di Ristrutturare. Un saluto a tutti da Lorenzo. Ciao ragazzi!